Devo confessare che sono sinceramente un ammiratore dell'oratoria del segretario del nostro partito che giustamente, secondo una visione moderna, si rivolge più che a noi che siamo qui, ad un vasto pubblico. Tuttavia, penso che il dibattito politico, soprattutto quando si tratta del dibattito di chi ha la responsabilità del governare il paese, debba mantenere un forte aggancio alla realtà. Io potrei fare una lunghissima elencazione di affermazioni prive di fondamento, ma veramente non è obbligatorio sapere i fatti, ma sarebbe fortemente consigliabile, studiarli. Sai, un lavoratore che si sente dire dal Presidente del Consiglio è giusto che i padroni possano licenziare chi vogliono, poi ci penserà lo Stato. E lo Stato non ha i soldi per pensarci, diciamo, perché con questi ordini di grandezze non può fare nulla. Quel lavoratore sarà oltretutto indotto a consumare di meno. Pensa a Stiglitz. Lo capisco che Stiglitz è un vecchio rottame della sinistra, diciamo, però ha avuto quel premio Nobel del quale i nostri giovani consiglieri finora non hanno avuto la possibilità di essere insigniti, diciamo. Meno slogan, meno spot e un'azione di governo più riflettuta, credo forse possa essere la via per ottenere dei risultati. E non si racconta che sta lì.